tutti amici e benvenuti in questa nuovissima puntata di Ranch Simulator. Come al solito io sono Morucci, ma non sono da solo, come sempre, perché qui con me c'è... Matreus. Poi abbiamo lo zio di Hazard. Braystar, vieni bello, vieni. Detto anche... Bye bye. E poi abbiamo anche... Taurus. Esatto. Allora, è successo un casino, cioè maiali stavano quasi scappando, quindi Matreus devi fare una modifica a sto recinto. Purtroppo. Vieni bello. Buttiamoli tutti vieni, dentro. Dai. E la vita del ranch è anche questa, recuperare i maiali che scappano, vai. Chiudete, chiudete il cancello, boom, via. Yeah. Che cercano di scappare subito. Siamo già qua, mi raccomando amici, vi ricordo di supportare questa serie con un bel mi piace, un commento e una condivisione, di iscrivervi al canale se DJ iscritti, attiva la campanella, pagina Instagram, Facebook, gruppo Telegram, tutti i link in descrizione, compresa la playlist di questa fantastica serie. Detto questo, oggi cosa facciamo? Anzi, oggi in questa puntata cosa facciamo? Dobbiamo fare soldi. Taurus, vai a fare soldi. Allora, Taurus in questi giorni, che dall'ultimo episodio a questo, cosa ha fatto? Ha giocato nella sua partita e si è specializzato nella caccia e ha detto che entro questa puntata faremo tanti soldi. Voglio proprio vedere. Amon! Oh, dimmi. Ma non è gravida questa? Attenzione, attenzione Brista. Sei sicuro? Cioè, è grossa, però... In teoria... Allora... Anche qua bisogna capire la storia dei maiali. Maiali che non si capisce bene, più che altro, quando fanno i maialetti. Ma sicuro ne fanno più di uno, questo è sicuro. Non so se è numero variabile, però può essere. Può essere gravida, può essere. Sì, 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 può essere. Comunque non devono mangiare l'erba, Amon. Okay. Assolutamente. Ok. Devono mangiare solo mangime. E mi fa piacere, mica glielo facevo prendere io l'erba. Te gli hai fatto prenderle. Te hai detto mangiano l'erba. No. C'è la registrazione, certo che c'è. Sì, però qualcuno deve... Io chi? Ho detto prima. Io che mangiavano l'erba. Io chi? Ma non sapevo se andava bene. Ma io chi? Matreus. Non sapevamo se andava bene e allora... E infatti non va bene. E infatti non va bene. Ha bisogno di mangime per procreare. Ora, sì. Nel mentre il gioco è stato aggiornato. È stato aggiornato e hanno aggiunto i cavalli. Allora, vi faccio vedere. Non li potremo vedere questa puntata perché hanno aggiunto i cavalli che non si possono comprare in un negozio, ma si vincono all'asta. E ogni cavallo che viene battuto all'asta, e c'è proprio un'asta dove dovete rilanciare, quindi bisogna andare là con un po' di soldi. Ogni cavallo ha delle abilità particolari, alcuni sono più veloci, alcuni più lenti, alcuni più resistenti, alcuni meno, eccetera, eccetera. Infatti qua, vedete, abbiamo il servizio di bus che ci porta al Williams Livestock Auction, che è un posto che attualmente sulla mappa non esiste, ma dovrebbero aggiungerlo. Al posto di aggiungerlo sulla mappa, per ora hanno fatto qua questa fermata, che ci porta direttamente al posto dove fanno le aste. In più hanno aggiunto un'altra cosuccia interessante. Se andiamo nelle costruzioni, dove ci sono le tre lineette, le cose varie, all'ultima pagina hanno aggiunto il training paddock, che è praticamente la parte iniziale per mettere poi il ranch dei cavalli, sostanzialmente. È solo la parte iniziale, che non è male. Roba interessante. Ma ora, mi raccomando, al lavoro. Allora, qua la situazione è che ci sono le cacchette dove ci sono i maiali e le mucche. Adesso arrivo, fammi finire qua, faccio... Sto pulendo intanto Matreus. Allora, guardate qua la scrofa quanto è grossa. Cioè, è abnorme. Guardate. È abnorme. Allora, uccidendo la scrofa, ti dà un bel po' di carne. Poi passai. Ho capito, ma non voglio uccidere la scrofa prima che fai i maialetti, scusa, Perché avanziamo la scrofa prima di i maialetti, poverini, no? Prima facciamo i maialetti. Che sennò ci tocca comprare un altro maiale per fare per avere la scrofa e ci costa di più. Però lasciamolo così. E vediamo. Qua avete visto Matreus che ha allargato tutto per bene. Molto bene. E poi nient'altro, perché qua adesso il buon Braystar inizierà con Matreus a piazzare parte delle altre strutture che man mano poi nelle puntate inizieremo a farle. Infatti Braystar è là che fa le assi, adesso Matreus va a piazzare la struttura. Allora guardate Matreus cosa sta facendo. Sta facendo il fienile, questa è la parte davanti e il fienile si compone, adesso magari Matreus ce lo spiega. Vai Matreus, vuoi spiegare il fienile? C'è la parte anteriore
che questa qua sì, che sta davanti. Sì, la sto facendo vedere, vai, poi. La parte centrale e la parte posteriore. Esatto. E quindi lo puoi fare lungo quanto vuoi. Esatto, corretto. Quindi noi lo faremo un po' lungo. Tra l'altro servono solo delle assi, poi possiamo mettere anche le porte, possiamo mettere la porta principale per chiudere. E all'interno possiamo fare anche le stalle, se vogliamo farle. Che poi nella scorsa sera, se vi ricordate, non le abbiamo usate perché era scomode. Però vediamo, magari in questa puntata sono più comode, eh. Chi lo sa. Vabbè, intanto io taglio alberi a go-go, visto che serve legna. Diceva Bress, addirittura io per risparmiare pallottole, per esempio, alcune volte sono gli orsi che cacciano le alce. Quindi l'orso ammazza l'alce, io poi ammazzo l'orso, così faccio doppia carne, senza sprecare colpi. Avete sentito Taurus come caccia? Cioè, si fa aiutare dagli orsi, praticamente. Bravo, Taurus, così ti voglio. Finalmente è tornato Taurus il cacciatore, come se vendessi tu dai. Molto bene. Guardate qua, io sto tagliando, loro stanno costruendo, guardate, già si vede qualcosa. Molto bene. E andiamo avanti a lavorare in attesa che il maiale faccia i maialetti, che vendiamo magari la carne, che recuperiamo un po' di soldi per comprare altre cose, che ce ne servono veramente un fottio. Da questa puntata bisogna iniziare a fare soldi a go-go al più possibile. Dov'è Braystar? Eccolo qua, Braystar. JJ, Braystar, BB, come cavolo ti chiami? Zio Jesse Braystar. Zio Jesse bye bye Braystar. Allora, il prossimo gioco Braystar cosa diventi? Zio Jesse bye bye Braystar più un altro nome? Da un po' non ci stanno più i nomi. Vai Braystar, vai! Usa, taglia, fai le assi. Intanto, na. Guarda qua Matreus che intanto sta costruendo. Io taglio. Braystar fa le assi, Matreus costruisce. E in men che non si dica facciamo tutto. Ecco, bravo. Allora, Taurus ha detto una cosa molto intelligente. Cioè che manca la nipote di Zio Jesse. Quindi è un appello. È un appello. Se qualche ragazza ha Ranch Simulator e vuole fare la nipote di Zio Jesse, ovviamente l'invito è anche a lei. E soprattutto a lei. Quindi, mi raccomando, si sa mai che prima della fine della serie compaia la nipote, che si chiama Daisy, tra l'altro. Mi pare, sì. Abbiamo fame! A Panterina dici? Non so se Panterina ha questo gioco. Se Panterina sarebbe buona, in questo gioco qua. Cosa Matreus? Non ho capito, ero qua le galline. Maiali. Ha fatto i maiali, maialetti! Maiali. Corriamo, guardate Braystar cosa corre, vivi subito! Guardali! Dove sono? Eccoli! Eccoli! Devono mangiare, te l'ho detto! Possiamo prenderli! Fare la gara di maiali possiamo fare. Guardate, 4 maiali abbiamo. Fantastico. Adesso bisogna aspettare che diventano grandi per capire se sono maschio o femmina. E poi far fuori quelli più grossi. Così possiamo vendere la carne. Che belli. Ah, aspetterei ancora. Sì, aspettiamo un paio di giorni. Però già che ci sono i maialetti, avete visto i maialetti? Che belli i maialetti. Maiali. Ma infatti, fammi una cosa, mi fai un tavolo qui. Così manca a mangiare. Manca a mangiare. C'è, ho appena visto che c'è, Braystar. Ce n'è uno. Uno va bene per ora, non ti preoccupare. No. Atreus, fammi il tavolo, ti prego. Il tavolo. Il silos. Tavolo, mi serve un tavolo, un tavolo mi serve. No, non ancora, aspetta, un asse. Allora, fatemi vedere qua la situazione, no, non così, ma così. Ok, questi neanche uno fecondo, perfetto. Ok, allora questo prendiamo. Tavolo l'ho fatto dietro. Molto bene. Così posso prendere l'ovoscopio e infilarlo sul tavolo qua, che è molto meglio. Vai, Taurus, vendi! Finalmente c'è nel burger la cacciagione e Taurus sta per venderla. Adesso vedremo quanti soldi cocuzzari dorati farà. Siamo a 64 cocuzze. Vediamo, sto scaricando tutto, perché ci sono ben 2 giorni di caccia, 2 giorni e mezzo. Quindi vediamo un attimo quanto tira su, perché dobbiamo spenderli, subito spenderli. Taurus ci dà i soldi e non li spendiamo subito. 683 cocuzze, vai Taurus, vendi. 682, sbagliato di... si è fregato un dollaro. Allora dimmi subito, proiettili te ne servono ancora? Aspetta, vediamo cosa sono finito. Ce n'ho 38, no, penso che per un'altra caccia ce la faccio. Ok, perfetto. Allora, quindi, dobbiamo prendere un secchio di ferro. Ok. Per esempio, visto che c'è la cacciagione, ci vuole qualcun altro che va a cacciare, va a fare... Vai, Braystar, vai a cacciare.
No, vado io, vado Anzi, Matreus, Brewster mi darà una mano a me. Tritta carne manuale e il coso per salsicce, tutto manuale, perché l'elettrico ci costa troppo. Non dovevamo prendere la cosa per il latte? E l'ho già presa, l'ho già presa. 5 nel carrello, sì, 5 cose nel carrello, anzi scusa, 577 cocuzze, abbiamo 746, dobbiamo ancora prendere dei sacchi di grano, direi almeno 3, facciamo 4. Ok, spendiamo 697 per tutto, vai! Grazie per l'acquisto. Ho speso un botto. Potevamo vendere anche le uova, volendo. Le uova non le prende il burger oggi? No, oggi no. Vai, Matteo, tu carica. Non so se ci starà tutto, in sto padella qua di cosa. Domani non ci sta tutto. Bisogna fare due o tre viaggi. La cosa non ci sta niente. Forse se la scatola stanno una sopra l'altra, magari sì, Forse, Forse, ma non so se... Vediamo. Sì, una sopra l'altra ci sta, vai! Vai, riusciamo a mettere tutto! Cioè, proprio... Come cavolo, vai, c'è un angolino sopra la scatola? Non so se... Ah, aspetta! Aspettala, era comparso! Eccolo, così! Andiamo! Vai, aspetta! Andiamo a portare tutto da Brest, poi Matreus con quello andrà a caccia, assieme a Taurus. E oggi facciamo altri soldi. Vai, Matreus! Vai, Braystar, stiamo arrivando con tutte le cose, Sappi. Perfetto. Forse perché Matreus è schiantato 3 volte già in 10 metri, ma speriamo di farci. Vai, Matreus. Dai gas, Matreus. Il brivido del rischio, guarda. Vai, Matreus, viaggia. Aspetta, parcheggia... No, dove sta andando questa roba? Ecco, appunto. Allora, fermo. Dove sta andando questa roba? Fermati! Ok. Fermati qua. Allora, questi ne mettiamo due qua, anzi uno qua, e gli altri due li carichiamo. Vai, via. Questi qua, no, al bidone coso del latte, adesso faccio io un tavolo, lasciali sopra, scaricali vicino alla stalla. Vai, rimettilo sopra. Poi vai a far benzina anche, vai. Vai verso la stalla che dobbiamo fare dei lavori. Qua ci mettiamo un bel tavolino. Anzi, non serve in realtà il tavolino. Quello che ci serve è questo qua. Braystar, vuoi mungere per la prima volta? Sto arrivando, dammi un secondo. Dai Braystar, che non abbiamo tempo da perdere. Dai Braystar. Allora, mangia poi a uno. Vai, tu vai. Che io recupero tutto, non c'è problema. Vai, tu vai. Acqua, mangime c'è, siamo a posto, via. Ok. Allora, Braystar, devi entrare. Chiudiamo subito. Vai dove c'è la mucca e mungi. Ora devi andare sulla mucca e premere A e D per mungere sinistra e destra. Vai. Attenzione, guardate Braystar in muntura. Mungitura. Vai Braystar, non fare male alla mucca, Vai Braystar. Vai. Mungi ancora Braystar. Mungi zio Jesse, bye Braystar. Mungi. Ok, perfetto, raccogli il secchio. Questo lo mettiamo qua. Vai. E adesso metti quel secchio lì dentro qua, rovescialo dentro. Per ora raccogliamo latte, perché non abbiamo soldi per comprare le muffe per fare i formaggi, quindi vendiamo latte. 7 litri, ok, il secchio puoi lasciarlo di fianco. Vai, ora prendi uno di questi attrezzi qua, di questi qua per terra, e andiamo verso la casa. Perché li mettiamo in casa? Perché portiamo la carne qua, qua facciamo gli insaccati, perché qua, dentro questa porta qua a Braystar, possiamo appendere gli insaccati qua. In sto mobiletto qua. E anche le forme di formaggio. Quindi. Ma la mamma non vuole. La mamma vuole. Quindi metti questo qua. Vai, mettilo sul tavolo. Bellissimo. Bellissimo. Ora, io direi, Braystar, per prova, potremmo andare nel pollaio e uccidere una gallina. Le mie povere galline. Se sei d'accordo. Vai. Una. Con le la pistola? Uova, sì, ma le uova le controllate? No. Ecco. Vai, controlliamo le uova. Dai, Braystar, ti devo sempre dire cosa fare. Guarda quante uova ci sono da vendere qui. Qua ci abbiamo un patrimonio di uova. Ma di là è vuoto. Dai, Braystar, che figura.
Metti nell'ovoscopio, mettile nell'ovoscopio, Sì, sì, mettile. Mettile nell'ovoscopio. Sono tutte e due feconde queste. Alla fine. Allora auguri, vai. No, sono scappate. Sono scappate. E allora le ammazziamo con le due, dai. Devo sparargli allora. Sì, perché non abbiamo la pistola. Cioè, la pistola quella apposta non ce l'ha. Mamma mia, il pollaio è pieno di cacchette. Dai, sparagli a una. L'altra dove è finita, scusa? Era qua, gialla. Qua. L'hai fatta? Non l'ha presa, Braystar! Ma sei morta? Ah, è morta? Ok, spellala. Spellala, vai. Quanto sta piovendo. Ok, recupera quel coso. Benissimo. Molto bene, vieni con me. Tanto rubo il cestino. Vai, vai. Apri. Apri il cancello, Braystar. Dai, apri il cancello, Braystar. Apri il cancello. Dai, andiamo, andiamo. Ma mi sta bagnando i capelli. Dai, sbrigati, zio Jesse Braystar, che qua si lavora. Ma non sotto l'acqua. Dai, dai, vieni dentro, dai, vieni dentro. Chiudi che fa freddo. Chiudi. Chiudi. Allora, Braystar, dammi retta a me. Quello lo bravo, lì e poi vai di manovella. La faccia che piove, si sente un casino boia. Vai di manovella, giri la manovella. Dai, Braystar, sono arrivato. Serviva la pentola, dai. Dai, vieni, dai, guarda, dai, allora, dai. Via questo. Questo lo mettiamo. No, allora è un posto comodo. No, no, quello li lascialo lì. Però qua, mettiamo qua. Ma non so qual è il verso qua. Giusto. È il verso giusto, tu mettilo in mezzo. Da qualche verso lo prendiamo. Questo dovrebbe essere, non lo so se è il verso giusto questo, adesso vediamo, dai. Allora, prendi il pollo e trita stavolta, vai, buttalo dentro e trita. Buttalo dentro, Braystar. Non è la pentola, nel robo lì, bravo, gira adesso. Allora, gira. Allora, facendo così otteniamo le polpette. E invece appendendolo gli insaccato, la salamella, la salsiccia di pollo. Ok, perfetto. Adesso prendi qua la pentola, prendi la pentola, se no devi prendere il prodotto. Dici e inserisci. Inserisci, vai. Vai, Braystar. Ok, adesso gira la manovella. Metti giù quella pentola, Braystar. Metti giù la pentola, vai. Manovellizza. Manovella, Braystar. Vai, gira. Gira, Braystar. Eccola! Eccola. Allora, adesso prendi la salsiccia. Vai dentro qua e davanti a te puoi appenderla dove vuoi. Magari inizia dal fondo. Vai. Bravo, Braystar. Eccola qua. Ora se tu vedi... Braystar si sta casando. Ora se tu vedi, vedi la percentuale che avanza. Ad esempio adesso all'1%. Tra un po' andrà al 2%. Quando è al 100% è pronta ed è vendibile. Se la mangiamo. No, dobbiamo venderla. Oh. E ci dà un bel po' di soldini. Chiaro che se la vendiamo... al burger, quando vogliono la carne di pollo, cioè quando vogliono le salsicce di pollo, ci facciamo un sacco di soldi. Se no la vendono a prezzo normale. Hai visto come si fa? Adesso puoi fare anche questo lavoro qua. Quindi Braystar, controlla le galline. Quando sono troppe, le fai fuori, perché sennò consumano troppo. I maiali, quando sono troppi, li fai fuori, mantenendo sempre maschi e femmine. E perché qua bisogna fare così per questo gioco. E in più vi dirò che per questa puntata è tutto, mentre sistemo il pollaio. Per cui vi ricordo di supportare questa serie con un bel mi piace, un commento, una condivisione, di iscrivervi al canale se siete già iscritti e attivare la campanella. Poi vi ricordo che esiste la pagina Instagram, Facebook, il gruppo Telegram e tutti i link sono in descrizione, compresa la playlist di questa bellissima serie. Il pollaio è tutto sporco, Braystar non lo pulisce. Lo zio Jesse Braystar sta facendo un brutto lavoro e vedremo se lo licenzieremo nella prossima puntata. Per cui per adesso è tutto e ciao a tutti da Amor Rouge e da Matreus e poi anche da Braystar, detto zio Jesse, bye bye, esatto, e poi anche da Taurus, il mitico martellone di Taurus che ci ha procurato un sacco di soldi, altrimenti questa puntata non si poteva svolgere. Ci vediamo al prossimo tutto video, ciao a tutti, ciao, ciao.